your hands up in the air, wave around like you just don't care. Che figata sta roba, oh, è bellissimo. Secondo me scoppierà un casino pazzesco, però è geniale. Quante volte ti sei incazzato, tu ascoltatore, che magari hai un appuntamento, una riunione, non trovi un cazzo di parcheggio e giri come uno stronzo nei tubi per ore e ore e ore. Aspetta! È bellissimo. Peggio! Hai trovato il parcheggio? No, c'è la Smart. Succede sempre che tu passi, lo vedi nel controviale, arrivi, c'è una minchia di merdosa piccola saporita Smart. Madonna, beh, qua in America sai che la moto è trattata come la macchina, non puoi zizzagare tra le autovetture, devi stare in fila, quindi non serve un cazzo la moto, anzi la rottura di palle, la rottura di cazzo pazzesca. In Italia almeno, o in tanti altri paesi europei, insomma, puoi zizzagare tra il traffico, qua no, devi fare la fila, che già non vuol dire niente. Allora, essendo un'autovettura a tutti gli effetti, cosa fanno? Posteggiano nei posti delle auto, certo. Cioè lo occupano tutto a metà, no? Tu arrivi, figo, ho trovato posto, te, la moto, madonna! E lì vorrei schiacciare un bottone e trasformarlo in un carro armato che avrò presto. Dello sceriffo. Che avrò presto per attaccare questi stronzi delle radio americane che pensano di potermela fare franca. Col cazzo, me la metto in culo! Scusate, sono pazzo ultimamente. Sono completamente andato. Comunque hanno inventato questa applicazione fighissima che ti aiuta a trovare il parcheggio, ma non solo quelli pubblici o quelli sulle strade, addirittura ti indica quelli privati. Sì. Cioè, se uno ha il garage vuoto, lui te lo indica, tu ti infili. No, veramente. Ma è pure a fregare la televisione. No, è tipo Uber, uno c'ha il parcheggio e lo mette a disposizione a tempo. Esatto, e ti fai pagare. Cioè, ti prendi una percentuale. Adesso l'associazione garagisti italiani bruciando i copertoni in autostrada. È scandaloso! Noi che mantenevamo i nostri bambini! Grazie ai parcheggi! Adesso per colpa di quest'app moriremo di fame! Comunque è sulla falsa riga di quell'applicazione che è uscita, che puoi andare a cagare a casa. No, è uscita l'applicazione. Ma come puoi andare a cagare? Non era una presa in giro quella che girava. Cioè, è un'applicazione che ti indica il bagno privato vicino a te per andare a fare la cacca se ti scappa. C'è a Milano, pulito, c'è pulito e profumato. A Milano c'è Caca Milano. Ti iscrivi quando c'è un cesso libero in giro. Però io ho un'idea. Poi dopo hanno fatto l'applicazione successiva e pulisci Milano, perché dopo che hai cacato hai bisogno di uno che te lo lavi. Poi c'è anche Ciuccia Milano per questo altro discorso. E spacca Milano la sera, Però io lancio un'idea agli sviluppatori di app, ok? Molti dei nostri ascoltatori hanno contratto il matrimonio, purtroppo, che è una malattia estremamente diffusa. Brutta, bruttissima. E non sempre nel corso della vita matrimoniale si ha la possibilità di fare sesso con la frequenza desiderata. È vero. Allora, i nostri peni sono spesso inutilizzati, allora facciamo l'applicazione Vuber. Quando mia moglie non me la dà, io metto a disposizione la mia fava. Quindi mi iscrivo a Fabio, Vuber. Tu lo sai che io sono stato licenziato dal 105 negli anni 90 perché ho detto Vuber in onda. Mi hanno licenziato per due mesi fuori onda. No. Detto, adesso dico cazzo, figa, culo e tette. Pensa. Ma perché il presidente mangiava Dakota. Quindi era un po' in concorrenza diretta, capito? Che geniale, comunque adesso queste applicazioni. Cazzo, Vuber non è brutta come idea, Fabio. È meraviglioso. Ci sono già le applicazioni che tu metti a disposizione il tuo corpo. C'è Tinder, c'è Grindr, ma qui è proprio diverso. Cioè, io metto a disposizione solo il mio pene. Sera che mia moglie dice: ah, adesso c'ho mal di testa, hai visto sul giornale che praticare il sesso orale è pericoloso per la gola. Per renderlo più rispettoso, sai cosa fai? Allora, praticamente dovrebbero fornire a quelli di Vuber che vogliono solo dare il pene delle sacche per i cadaveri e lasci solo fuori il cazzo. Non è tradimento. Se no facciamo Car to Godo, l'applicazione per andare in camporella. Esatto. Ci si ritrova in una macchina e quello che succede. Facciamo Cartugodo. Questa è un'idea geniale, comunque non si può fare un'applicazione tipo Tupé. Sono quelli che magari sono pelati, c'è gente che magari c'è il parrucchino ma non lo usa sempre, lo mette a disposizione. Tupelat facciamo. Uno che è pelato c'ha bisogno di andare a fare un appuntamento, vede la parrucca più vicina a lui, la indossa e poi la riporta. Ma anche uno che ha i capelli lunghi, che viene di fianco a testa di fianco e te li appoggia. Oppure quello che ti mette il bacio sulla spalla, amico, un tipo amico intim. Bello. Sì, se no facciamo Carlino to go, per sembrare quelli degli Immobile Dream in macchina. Cioè uno che gli assomiglia e dice: guardate, sono in macchina con Roberto Carlino. Carlino to go. Comunque, parlando di robe assurde, dammi la base giusta, per favore. Sai che siamo in ritardo questo blocco? No, lo mettiamo. Sono giorni e giorni che io ci lavoro, ci ragiono, dico cazzo, però no, così, no, cos'hanno? Ho un'idea,
infarto, portami il prodotto. No, non me ne frega un cazzo. E praticamente ho detto: no, bisogna fare in questo modo qua. E ma qua nel palazzo. Io chiamo la moglie di Paolo Noi sul suo cellulare e mi faccio raccontare le disavventurine di Paolino Noisino e la sua mogliettina Maiemino. E lei ha subito aderito a questa mia iniziativa. E da oggi nascono. Anzi, da oggi nasce Niente! Famiglia Noise Avventurine a Maiemino.